formaggi prodotti con latte delle vacche cinisare dell'Istituto Zootecnico. Una sperimentazione che andrà avanti. Sì, ce lo auguriamo, questo è quello che ci auspichiamo. È un latte eccellente, considera che sono delle vacche autoctone del territorio nostro siciliano. Di conseguenza riusciamo ad avere delle peculiarità nel latte che molte altre razze non hanno e i prodotti sono gustosi, genuini, sinonimo di grande qualità, e questo a beneficio del consumatore finale che potrà avere l'opportunità di usufruire di tutti questi prodotti. Il presidente dell'Istituto Zootecnico, il dottore Giovanni, ci ha dato l'opportunità di avere questo latte e noi abbiamo creato questi prodotti ad hoc per il consumatore finale. Mozzarella fatta direttamente con il latte di vacca cinisaro. Abbiamo delle mozzarelle straordinarie. Essendo artigianale magari potranno risultare leggermente più consistenti, ma il sapore è imbattibile, qualcosa di straordinario. Il Don Cinisaro sarebbe un formaggio fatto esclusivamente con il latte di vacca cinisaro dello zootecnico, stagionato circa 40 giorni. Il risultato finale è questo. Caciotte cinisare. Abbiamo il caciocavallo cinisaro, il tradizionale che i consumatori conoscono molto bene perché quello è un classico. Ci auguriamo che il latte di vacca cinisara continui ad essere valorizzato per come merita di essere valorizzato. Noi abbiamo delle culture in Sicilia uniche e gradiamo e desideriamo che non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, perché no mondiale, tutti conoscono il nostro prodotto e le qualità del nostro prodotto. Per la prima volta, diciamo, abbiamo fornito una quantità di latte alla Lagilat, abbiamo prodotto dei formaggi, il cosiddetto formaggio cinisaro, che per la prima volta entra a far parte del mercatino del contadino qua all'Istituto Zootecnico. Trasformare il latte della vacca cinisara presente all'interno dell'Istituto Zootecnico per dare delle eccellenze, quali sono un formaggio tipico siciliano che ha delle caratteristiche organolettiche particolari. A partire dal 10 di ottobre il mercato si trasferirà nella parte più alta vicino gli uffici dell'Istituto Zootecnico. Ecco cosa significa mettere a sistema pubblico e privato. Quando le idee diventano sostenibili attraverso progetti che partono dal basso, con il coinvolgimento dei produttori. In questo caso un vero e proprio caseificio all'interno dell'Istituto Zootecnico, una struttura che, diciamocelo, fino a poco tempo fa probabilmente non riusciva a rendere produttive tutte le proprie realtà e che invece deve tornare a farlo.